Ciao, sono Younes El Bouzeri, vengo dal Marocco, faccio Kamel, che è un altro marocchino immigrato in questo progetto. Oh, grazie. A te, compagna. Ma va a cagare. È uno dei tanti, che ne ho conosciuti, ne ho forse anche vissuta come vita, eccetera. È uno dei invisibili, dei tanti invisibili che ci sono in giro tra di noi, che non vediamo mai, che non ce ne accorgiamo della loro esistenza. Cercano di essere invisibili, che è una cosa molto, molto terrificante, che tu dovresti veramente star tutto il tempo, far di tutto per essere invisibile, per non dare all'occhio. Tutti dei, tutti i giorni gli devo dire le stesse robe. Una litania, guarda, una litania. Io ti capisco, E però. se quella borsa lì la porti in cucina. Immagina che c'è una grande gamma di persone dove te vive ogni giorno con la convinzione, lotte ogni giorno ad essere perfetto, a non sbagliare, perché il tuo sbaglio porta effetti collaterali su altre persone, su tante altre. Anzi, se io vedo qualcosa mi devo anche ritirare, cioè non faccio parte di quella persona lì. Se un immigrato ruba, ho l'obbligo veramente di dirlo, di dire io non faccio parte, non sono come lui. Arrivano chissà come, però i soldi poi per venire al bar ce li hanno, eh? Lasciamo perdere, va. Uno deve essere libero di essere ciò che è. Kamel non è libero di essere ciò che è, per quello che vive un malore al cuore, non so come dire, vive una situazione un po' di disagio, perché lui non è mai libero, lui sempre deve calcolare i suoi passi, deve comportarsi giusto, non andare oltre, non uscire dalle righe, ti hanno dato un quadro, devi star lì, perché se no sei fottuto. Ma guarda caso lui viene fottuto anche con una fake news, anche rimanendo dentro, anche cercando di star lì, in quelle regole che mi hai dato, tu mi hai fottuto lo stesso. Per tutti! Per tutti! I vecchietti, magazzini, cantieri! Uzguzzi, guardi, sei lì Lo allora! Ma so, chi? lo Uè, so, lo ti so. sei lì Perché allora! prima di entrare alla commissione a raccontare la mia storia per avere il permesso umanitario, mi hai visto sorridere con i miei amici. E tu dici, ma perché? Ma come faceva a sorridere se lui ha vissuto questa vita che mi ha raccontato adesso? È un bugiardo! Allora no, è questo Kamal. Questo Kamal basta una poca cosa, piccola. E va, non è più la persona che vogliamo. Fuori. Che schifo, che gentaccia. Ragazzi, una mano per favore, per scaricare. Un marocchino che fa le consegne a un negro. Arriva il momento in cui diventi un fatto di cronaca, diventi un problema, diventi una persona indesiderata, un intruso in più. E quindi la tua situazione di invisibilità, il modo con il quale vivevi, diventa un problema e bisogna risolverlo.